Ciao a tutti, oggi ci troviamo in un luogo sacro, precisamente in questo momento ci troviamo nella cripta del convento di Castagnevizza. Castagnevizza si trova proprio attaccato a Gorizia, infatti da qui si può vedere anche il castello. All'interno della cripta ci sono gli ultimi discendenti della dinastia dei Borbone. Infatti in questo momento sono un po' emozionata, la prima volta che vengo a visitare. Ci sono le tombe di Carlo X, di sua moglie, Maria Teresa Beatrice, c'è la tomba anche del figlio maggiore, Ludovico XIX. Carlo X è sepolto qui in quanto una volta esiliato dalla Francia, dopo essere andato a Praga, venne a Gorizia assieme a tutta la famiglia. Trovate anche più avanti di là c'è la tomba del marchese di Aupse. C'è la tomba del marchese Pierre-Louis-Jean Casimir, il quale fu ministro alla corte di Carlo X, e la cosa assurda per quei tempi è che era alto addirittura 2 metri. Adesso togliamo il disturbo dalla cripta, andiamo di sopra e vi facciamo vedere l'interno della chiesa. Eccoci qua, siamo usciti dalla cripta. Il convento comprende anche una stupenda chiesa, come potete vedere dalle immagini. Il convento viene curato da più di 190 anni dai francescani. Prima di loro c'erano i carmelitani, che però nel 1781, a causa di un decreto di Giuseppe II, vennero scacciati. Dal 1985 Castagnevizza è considerato un monumento artistico e architettonico. Per via degli ultimi discendenti dei Borbone, che sono appunto sepolti nella cripta, Castagnevizza è conosciuta nel mondo come piccola Saint-Denis. Il convento comprende anche una biblioteca molto importante, infatti anche quella dal 1952 è considerato un monumento storico e conta più di 16.500 libri. Il più antico risale al 1476.